L'ultima è per Paolo Rossi, diciamo una domanda, ma a questo punto io onestamente ho io quest'onere e non saprei proprio cosa chiedergli, quindi Paolo fatti una domanda, datti una risposta. Marzullo, scusami, è irricevibile. Sì, no, oggi sono in onore a Marzullo proprio. È irricevibile, non so cosa dirti. Beh, insomma, se è possibile. Perché mi devo fare la domanda io? Capisco l'ironia, però francamente è irricevibile. Fammi la domanda e ti rispondo, se no non so che dirti. Vabbè, no, anche perché vuoi. Amici di Roma, io voglio dire una cosa a proposito di Paolo Rossi. È l'unico che ci mette sempre la faccia, è poi molto onesto. No, vabbè, ma questo è il tono, francamente. No, però... È bene finirla qui, lascia no, perdere. No, ma io voglio sempre dirlo. Lascia perdere. Nessuno parla. Se vuoi io te la faccio una domanda suggerita da un amico. Lascia perdere. No, guarda. Però io ho molto a questo rispetto punto non rispondo io, se permetti. Professionale e umano. Ci vuole anche un po' di rispetto, quindi lascia no, perdere. Vabbè, però anche un po' stammatizzare. No, perché... allora perché non fa conto no, con altri, per favore. Vabbè, dai. Bisogna anche essere un po' spostati. No, volevo drammatizzare, però oggettivamente... Pigliati tu le minacce che mi prendo io. Poi sdrammatizzi. Io mi sono preso le minacce. Non sono d'accordo a proposito di minacce. Cerco di drammatizzare una volta, potresti anche evitare di parlare. Fai la domanda, se no grazie. Allora, visto che parla di minacce... Io mi sono preso come di minacce. Sì. Io nel marzo del 2007 mi sono preso minacce di morte e tu lo sai bene. Quindi... Purtroppo andando in televisione. No, tutti non tu, noi non solo tu, lo sai bene in che occasione. Io ci sono stati. Sì, ho avuto minacce io personalmente nel 2007, dopo il famoso. Perché è stato di dominio pubblico questa cosa qua, non è che me l'ho nascosta, l'ho detto a tutti che io avevo ricevuto minacce, quindi anche io ho avuto la mia dose di minacce e sinceramente quando si tratta di sdrammatizzare non ci sono problemi, sdrammatizzo. Questo anche. Non è sdrammatizzare, no, però io voglio questo dire prendere una in giro una persona, quindi vabbè, se lui non ha una cosa da farmi, non me ne fa, se vuoi difendere, se vuoi difenderlo, difendi. Il momento è chiaro. Guarda Paolo, io mi difendo tranquillamente da solo. Ti ringrazio, io non credo di averti minacciato, non vedo qual è il problema. Se riderci sopra, scherzaccio, cercare di sdrammatizzare per te una minaccia. No, non è un... io non ho parlato. Non farmi dire cose che non ho detto, però per favore. No, non farmi dire cose che non ho detto. Io non ho parlato di minacce fatte da te né dalla vostra radio. Io ti ho detto che se mi vuoi prendere in giro, mi prendi in giro. No, che hanno tutti molto stima di questo. Grazie, ciao. No, tutta la comunità romana ha molta stima dei tuoi confronti, Paolo. Questo 100%. A proposito di minacce, c'è da dire anche, se qualcuno lo sapesse, uscito sui giornali, che anche il nostro presidente Blanca dice delle minacce e viaggia scortato con autista armato. Sinceramente io lo vedo un atto di grandissima presunzione. Io non vedo sinceramente tifosi della Juventus che se possano permetti, se permetti. Ma scusami se permetti qua stai veramente scendendo su un livello su quale non ti dovresti avventurare, scusami, perché tu sai benissimo che se la Digos predispone una scorta vuol dire che ci sono degli elementi. Questo te lo dico a Blanca e a Giovatori. Secondo te, mi spiace, io lo metto in dubbio, secondo te ci sono persone che vanno lì a fare degli atti nei confronti di questa persona? Dai, non scherziamo. Non è Blanca che però si non è normale, non è ammissibile. Se gli viene data una scorta, se gli viene data la scorta vuol dire che ci sono degli armata. Elementi. Ci sono degli elementi. Un autista armato. Vabbè, allora scusa un attimo, però scusami. Cioè, è inammissibile. È inammissibile. Visto che è inammissibile, visto che è inammissibile che il presidente della Juventus debba avere una scorta, il presidente della più grande della squadra più gloriosa d'Italia debba avere la scorta, ma non perché probabilmente ha ricevuto delle minacce, io non lo so. Le ha ricevute e per forza, benissimo. C'era la Digos, minacce al presidente e ai giocatori. Scusami, e le minacce le aveva avute anche quel poverino che è stato ammazzato, il professore che è stato ammazzato a Bologna, e la scorta non gliel'hanno data, anzi gliela avevano tolta. Detto questo, detto questo, solo per il fatto che un presidente della Juventus, il presidente della società più importante d'Italia, dovrebbe prendere atto che se è vittima di minacce e dare dimissioni, perché non è possibile, no, perché non è possibile, chiedi dimissioni per 100 motivi, perché è oggetto di minacce. Io prima delle dimissioni, visto che gli scrivo per viaggiare scortato, ha ricevuto minacce molto pesanti. Vabbè, a me mi hanno fatto minacce, me l'ha scorto, me l'ha data nessuno. Allora sono un cittadino più scasso degli altri. Chi la paga questa scorta? Io questo voglio capire.
è una scorta gratuita o costa agli azionisti? Perché io non lo no, so. No, vabbè. Detto que- no, 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 ma tu hai detto che fai. Ma se l'ha messa la Digos, ma veramente. Ma cerca di essere serio. Benissimo. Salvatore, cerca di essere serio. Veramente. Allora, scusami, ti ho fatto. Di fronte alle minacce. Scusami. Di fronte alle minacce. No, no, io questo non l'accetto. Togli sto discorso. Io questo non l'accetto. Veramente. Io questo non l'accetto. No, 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 non fare la demagogia che tu mi hai accusato. No, no, che si arrivi a questi livelli. Se sei a questo livello, mi permettimi, parla da solo. Ha avuto delle minacce. Roma. Se lui ha avuto delle minacce, è giusto che la Digos gli dia la scorta, ok? Perfetto. Ti preoccupi di chi no, 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 forse non ci sono ben capito. Io trovo, io trovo allucinante che, ah, una, prego, che il presidente di una squadra come avete la innescato Juventus, una miccia però, eh? Scusami. Sì, no, a me dispiace che Paolo no, 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 così, aspetta, cioè, ti devo dire una cosa importante. Io trovo allucinante che un presidente di una squadra come la Juventus si ponga nelle condizioni di dover ricevere. Ma anche Gagliani da 4 anni che è sotto scorta. Ma cosa vuol dire? Adesso chi è sotto scorta è colpa sua. Ma parliamo di calcio. Siamo dei livelli allucinanti. Se qualcuno gli ha fatto delle minacce, Salvatore faceva riferimento a professor Biagi. Siamo dei livelli allucinanti. Esatto, e beh, però è un'altra cosa. Ma si è parlato di calcio, professor Biagi. Ha maggior ragione, ha maggior ragione. Forse è più importante quello che rappresentava il professor Biagi rispetto a quello che rappresenta Blanc. Forse era più importante il professor Biagi rispetto a quello che rappresenta Blanc. Forse il professor Biagi prendeva 3.000 euro al mese, questo qui ne prende invece 300.000 al mese. Ma che di stipendio stai facendo? Ma al di là di quanto uno possa percepire, è concepibile che comunque allora, un presidente debba viaggiare scortato. Io sto dicendo una cosa molto importante. Che sia Blanc, che sia Gagliani, una cosa molto importante è che se la Digos ha ritenuto di dover mettere la scorta, probabilmente perché ha avuto degli avvisi. Cioè, solo che se qualcuno gli ha fatto delle minacce, evidentemente, devo pensare, sono minacce da condannare tutta la ma vita. Cioè, ma cioè, esatto, non togliamo, sgombriamo il campo. Però evidentemente, poiché nella storia della Juventus non si è mai verificata una cosa del genere, devo pensare che il suo operato come presidente, dal punto di vista qualitativo, sia tale da far arrivare qualche scalmanato a fargli le minacce. Questo voglio dire io. Quindi, secondo me, deve riflettere su questo punto. E pensare, oltre che io avevo chiesto. Ma io rifletto sul fatto che uno vada a minacciare di morte il presidente di una squadra di calcio. Ci mancherebbe che non fosse da biasimare. Io non ridisco. Ci mancherebbe che non fosse da biasimare. Però il signor Blanc è una persona che sono 4 anni che conduce questa società, prima come amministratore delegato e poi come presidente, e quando ci sono stati degli insuccessi ha sempre cercato le responsabilità negli altri, mai in se stesso, non ha mai chiesto scusa, e io gliel'ho chiesto varie volte di chiedere scusa, non ha mai chiesto scusa e pretende poi hanno che chiesto gli scusa dopo la disfatta di Udine i giocatori, non lui personalmente. Beh, hanno chiesto tutti scusa, insomma, è lui, responsabile scusa, della comunicazione. Può venire a metterci la faccia quando vuole, Ok. E intanto salutiamo gli amici della Combricola Romana, tutti pazzi. Un saluto a tutti.